are we looking for again? An imaginary base. Quiet. Exactly. It's too quiet. Cari follower, bentornati all'archivio del signor Santilio per un'altra puntata della rubrica Cult e Classici. Il titolo di cui parliamo questa volta è Command and Conquer Renegade, e devo dire che sono stato un po' titubante nell'inserirlo appunto in questa categoria. Per quale ragione? Beh, innanzitutto esso, quando venne pubblicato nel lontano 2002, venne accolto con pareri discordanti da parte di critica e vari giocatori. Bisogna premettere che le aspettative erano altissime. Si tratta di uno spin-off, come avete potuto già intuire dal nome, del brand di Command & Conquer della Electronic Arts, sviluppato dalla Westwood. Questo sia nei suoi episodi canonici, quindi gli RTS, Real-Time Strategy, sia nell'FPS, questo tie-in chiamato appunto Renegade. Si tratta quindi di un radicale cambiamento per la Westwood, e questo ha portato ad alcune difficoltà nella realizzazione del gioco. La prima logica conseguenza di queste fu un ritardo della pubblicazione, che era prevista inizialmente per il Natale del 2001, ma che appunto problemi non meglio precisati hanno spostato fino al febbraio dell'anno seguente. C'è da dire che le mire di questo Renegade erano parecchio ambiziose, forse troppo. Difatti la Westwood, sotto ordine probabilmente dell'Electronic Arts, voleva trasporre l'intero universo di Command & Conquer ed ogni singolo elemento di esso appunto in salsa FPS, ma questo era difficile sia in senso assoluto, sia perché si passava appunto da due generi molto diversi e non tutte le idee erano facilmente adattabili. Il risultato in questo senso, lo anticipo subito, è stato molto buono a mio avviso, ed è il motivo per il quale Renegade si trova in questa rubrica. Chiunque abbia giocato un Command & Conquer, vecchio o nuovo, che sia, avrà bene in mente alcune unità, basi, tipiche di questa serie. Qui ritroveremo davvero tutto, a partire dal nostro protagonista che è un commando, un'unità che nei Command & Conquer appunto era particolarmente divertente a mio avviso da utilizzare perché era dotata di una devastante potenza di attacco nonostante si trattasse appunto di singoli uomini e quindi si dava vita a missioni molto speciali. Qui il nostro commando si chiama Evo, che deve semplicemente, per così dire, salvare tre scienziati della squadra, della parte, della fazione dei GDI che sono stati imprigionati dai nemici, gli storici rivali Nod. Tuttavia era altrettanto evidente come le unità da terra non fossero probabilmente la parte principale, più godibile, più rilevante ai fini della battaglia di Command & Conquer. Difatti avevano un peso notevolissimo anche i mezzi, i veicoli, che potevano essere carri armati o anche mezzi volanti. Sebbene non sia possibile controllare direttamente i mezzi volanti, essi sono presenti nel gioco di Renegade, ma possiamo, invece, prendere pieno controllo di tutti i mezzi terrestri. E questo è sicuramente molto bello, dà molta varietà al gameplay. Guardate qui, quel transport ci ha appena lasciato un ingegnere che dovrà compiere altre cose, e qui nello specifico sta riparando questo carro che noi poi potremo tranquillamente controllare, come sto facendo in questo preciso istante. E ancora potrà essere piazzato del C4, potranno essere chiamati attacchi nucleari dal cielo per sbarazzarsi di unità particolarmente difficili da distruggere. E poi c'è l'immancabile Tiberium con gli altrettanto immancabili Harvester che lo tirano fuori appunto dai campi, dal terreno. Anche questi saranno spesso oggetto della nostra missione, dovremo distruggerli e il Tiberium poi dovrà anche essere evitato perché tossico ovviamente per la nostra salute. C'è un grande coinvolgimento generale, l'atmosfera scelta dalla Westwood per questo prodotto è quella principalmente del no-brainer. Infatti ci sarà moltissimo movimento, moltissima azione, ma la strategia tipica ovviamente della serie è stata un po' accantonata, quantomeno per il single player. Nel multiplayer infatti, complice la possibilità di controllare anche la fazione Nod, c'erano possibilità molto più complicate, ramificate e godibili sicuramente. Ha ricevuto molti elogi sul fronte del multiplayer. Nel frattempo sullo sfondo notiamo una base Nod, vediamo come è stata riprodotta molto nel dettaglio, con gli edifici che sono a loro volta abbattibili. Con il nostro carro stiamo mirando, come vediamo, ad un edificio appunto, e piano piano avremo anche la possibilità di tirarlo giù. Non mancheranno anche basi missilistiche per evitare che si avvicinino mezzi aerei, e spesso nelle missioni ci verrà chiesto appunto di disfarci di queste difese.
Per realizzare Renegade, la Westwood non poteva basarsi su un motore già pronto, soprattutto perché il gioco richiedeva qualcosa di poco diffuso al tempo, ovvero una facile transizione da sezione al chiuso a sezione all'aperto. Diciamo che nel 2001-2002, intorno a questi anni, si trattava di una delle nuove frontiere degli FPS. Qui vediamo l'attacco nucleare nel frattempo. Un raggio distruttivo veramente devastante. Dicevamo, c'era questo bisogno di avere un gameplay sia all'interno degli edifici sia negli spazi aperti. Gli esempi fino a quel punto erano stati pochi, quelli veramente validi. Mi ricordo per esempio Shogo, decisamente ben riuscito. Ma data la capacità, la qualità del team Westwood, si decise di creare qualcosa in-house. Quindi la stessa Westwood si mise al lavoro, scrisse codice di questo prodotto che poi verrà anche riutilizzato in giochi successivi sempre della stessa casa produttrice, nonostante essa fosse in realtà molto vicina al suo collasso. L'obiettivo è stato raggiunto, infatti vi sono edifici tranquillamente esplorabili, sezioni completamente al chiuso ed altre miste come un livello ambientato in una piccola cittadina. Il contraltare è rappresentato da una grafica sotto lo standard dell'epoca, o quantomeno sotto i migliori esempi. Niente Unreal Engine, niente Quake 3 Engine. Renegade riportava i giocatori di qualche anno nel passato. Siccome in quel periodo tutti erano molto attenti alla qualità, appunto, della grafica dei videogiochi, FPS innanzitutto, anche per questo forse Renegade si è fatto una cattiva reputazione, molti lo hanno bollato come flop, forse senza neanche averci giocato per bene. Non voglio neanche difenderlo troppo comunque, perché adesso lo stiamo visualizzando in una partita che ho giocato a 1080p, catturata a 60 fotogrammi al secondo, tutte cose che al tempo non potevano essere previste, così come non poteva essere previsto l'antialiasing a questo livello ed altri effetti ed un rendering generale che le moderne schede video possono fare rispetto all'epoca. Nonostante tutto questo, Renegade è un gioco che consiglio a coloro i quali fossero dei fan della saga ordinaria di Command & Conquer o comunque di FPS un po' old school. Questo è stato un passaggio del genere non di primissimo piano, nel senso che non siamo di fronte a Quake 2 che ha imposto degli standard tecnologici di un certo tipo, o come dicevamo prima anche ad un Unreal, ma abbiamo un utilizzo ben fatto, quantomeno, della transizione ambiente esterno-ambiente interno. Alcuni difetti macroscopici come l'intelligenza artificiale molto carente, una grafica di sicuro non molto appagante, e l'impossibilità di usare di fatto oggi il multiplayer sicuramente privano questo titolo di un po' di attrattiva. In ogni caso il suo approccio abbastanza elementare alla materia e piuttosto guidato lo rende abbastanza approcciabile ai curiosi. Fra l'altro, in virtù proprio del suo multiplayer, Renegade riuscì a costruirsi anche una nicchia di appassionati che volevano continuare a supportarlo anche oltre la fine del supporto ufficiale dell'Electronic Arts e la fine della Westwood stessa. Difatti partì lo sviluppo di quello che era a tutti gli effetti un remake con Unreal Engine 3 chiamato Renegade X. Tuttavia questo progetto, o forse anche per colpa del copyright, prese una sua forma indipendente, chiamandosi Renegade X senza riferimenti a Command & Conquer, che è ancora oggi in fase di sviluppo e che è particolarmente apprezzato dai giocatori. È riuscito anche ad accaparrarsi molti premi di qua e di là, soprattutto perché enfatizza alcune fasi strategiche, rendendolo quasi davvero un ibrido tra il Command & Conquer strategico e quello FPS. Per cui un'esperienza consigliata agli amanti dei first person shooter online, a prescindere appunto dall'originale. Questo è quanto per ciò che concerne Command & Conquer Renegade, ripeto, dell'Electronic Arts, pubblicato nel 2002 e sviluppato dalla Westwood Studios. Come sempre, se avete piacere potete lasciare qui in basso i vostri commenti relativi sia ai consigli eventuali per le recensioni, sia ai vostri ricordi ed opinioni su questo titolo. Sono su Patreon, se volete supportare il mio lavoro, se apprezzate i miei video e vi piacerebbe che continuassi a farli. Di conseguenza, basta che seguiate i link per qualunque riferimento, anche il trovarmi su Facebook o Twitter. A presto, alla prossima recensione, rubrica o quel che sarà.